Ciao ragazzi, oggi faremo il video che non mi sarei mai aspettato di fare perché recensiremo, faremo due chiacchiere su un prodotto che non avevo mai nemmeno considerato di testare. L'altitolo già sapete già qual è, per adesso non perdiamo tempo, andiamo con la sigla, poi andremo ad approfondire la conoscenza del mostriciattolo di oggi. Prima di iniziare con il focus del video, vi ricordo ragazzi che siamo un canale molto molto giovane, non abbiamo nemmeno un anno di vita, ma i numeri stanno aumentando e questo mi fa molto molto piacere. Pertanto vi invito ad iscrivervi, a condividere i video, vi invito a mettere i pollicioni su e a far conoscere il nostro canale a tutte le persone che conoscete appassionate di tecnologia. Non costa nulla, non vi chiediamo nulla, però è l'unico modo per farci crescere, per essere sempre più competitivi. E magari fare sempre più recensioni perché ancora non ci passano assolutamente nulla, dobbiamo acquistare tutto, oppure, come è successo in questo caso, cogliere la palla al balzo per un prodotto usato che è già venduto e dobbiamo consegnare già domani parte con il corriere. E pertanto quest'oggi andremo a parlare di iPhone 13 mini, il telefono più compatto praticamente dopo lo Z Flip 3 quando è chiuso nel mondo appunto smartphone. Come sarà? Vi dico adesso perché non avrei mai pensato, di fare una recensione, di affrontare insomma la conoscenza di questo piccolo smartphone e poi dopo vedremo se le mie impressioni iniziali saranno state confermate oppure se saranno modificate. Non nego che fino a un anno e mezzo fa ho sempre avuto il debole per gli smartphone con display grande, 6,7, 6,8. Ultimamente invece sto iniziando a tornare indietro per quanto riguarda le dimensioni dei display e ad apprezzare gli smartphone con un display un pochettino più contenuto, un 6,1, un 6,2, perché secondo me, quando si lavora con una mano, quando si andrà a farati o anche semplicemente per metterli in tasca, è chiaro che la comodità di questi smartphone più compatti è importante, insomma. Pensiamo magari all'estate, abbiamo borselli molto leggeri, giubbetti molto con tasche più piccole, pantaloni anche con tessuti che sono più estivi, pertanto portarsi dietro una padellona da 6,7, 6,8 a volte è un problema e non sappiamo bene mai dove metterli. Invece un 6,1 o un 5,4 lo mettiamo veramente dove vogliamo. Pertanto non ho mai preso in considerazione l'utilizzo, la gestione di un 12 mini o di un 13 mini. E lo sto testando da un paio di giorni, sto verificando la sua usabilità. Adesso andiamo a vedere display, andiamo a vedere anche senza spingere troppo sto aspetto fotografico, poi dirò perché. E faremo poi delle considerazioni generali per quanto riguarda questo piccolo compatto top di gamma di iPhone. Ok, come possiamo vedere, tra i due pannelli a livello di luminosità c'è obiettivamente una grossa differenza a vantaggio di un iPhone 13 Pro. Come possiamo vedere è molto più chiaro il bianco, è molto più nitido il display, sicuramente i pannelli sono gli stessi ma la definizione si fa sentire. Certo che la differenza di dimensioni fa favorire il pannello da 6,1 per quanto riguarda l'utilizzo social, l'utilizzo di contenuti multimediali. Vediamo adesso come si comportano quando andiamo a digitare la tastiera. Se andiamo a scrivere un messaggio, secondo me ci sono limiti oggettivi relativamente ad esempio a scrivere delle parole. Se voglio scrivere ciao, come ti chiami, vediamo che è molto ergonomico e molto semplice andare con da una parte all'altra del display, ma a volte faccio sinceramente difficoltà se non utilizzo la tastiera che mi memorizza le parole a centrare bene le lettere. Il display da 5,4, come detto, è comodissimo per la gestione con una mano, ma quando dobbiamo andare sul particolare, almeno io non ho grandi mani, ma ho delle difficoltà. Vediamo adesso la differenza con un 13 Pro. Questo sicuramente è un'altra dimensione di un'altra tastiera, ma se devo scrivere ciao, come ti chiami, a me sinceramente mi viene molto più naturale, centro meglio con più facilità le lettere da digitare. Dopo aver visto insomma la qualità del display, che è sempre un ottimo pannello, quello di iPhone 13 mini, è chiaro che le dimensioni per certi aspetti, come già detto, sono sotto aspetto ergonomico ottimali, per altri invece secondo me sono un limite importante. Andiamo adesso a vedere come si comporta l'aspetto fotografico. Sappiamo già che i sensori di Apple non sono il top, per quanto iOS sia maestro nell'ottimizzare al massimo le capacità tecniche del modulo fotografico di iPhone 13, 13 mini, 12, 13 mini, che poi hanno sostanzialmente le stesse fotocamere, lo stesso parco fotocamere.
Sappiamo bene che quando serve un ultra wide, quando serve uno zoom spinto, non possiamo fare riferimento su questi telefoni, purtroppo oltre i 5x non vanno e soprattutto anche quando andiamo sul 5x il rumore è pesante, ma non perdiamoci adesso in chiacchiere, andiamo a vedere come fotografa, non sono tantissime le foto perché ripeto non è secondo me questo l'obiettivo di chi vuole acquistare un prodotto come il 13 minima, vediamo comunque come scatta e poi andiamo a fare le nostre valutazioni. Iniziamo con una foto che non è molto impegnativa, purtroppo ragazzi abbiamo trovato delle giornate dove ha piovuto sempre, pertanto a livello cromatico non ho potuto mettere sotto stress i sensori di iPhone 13 mini, però comunque possiamo vedere che quando abbiamo un soggetto, preso proprio la foto dal basso verso l'alto, abbastanza limitato come campo visivo, le foto si portano sempre a casa, 1x non c'è nessun tipo di problema. Andando a zoomare verso l'alto, le proporzioni vengono gestite in maniera ottimale da iOS, così come anche la definizione dei particolari è molto molto buona. Andiamo a stringere in 3x, vediamo che le scritte sono colte con precisione, anche l'aspetto proprio dei particolari, che era questo l'obiettivo di questa foto, è tutto sommato soddisfacente. iPhone si porta la foto a casa alla grande. 5x, ci sono un po' di rumori, ci sono dei limiti, comunque la foto dal mio punto di vista è tutto sommato soddisfacente. Devo essere sincero, qui iPhone 13 mini si è comportato molto molto bene. I limiti emergono quando abbiamo bisogno dell'ultra wide, come possiamo vedere il campo di visuale è proprio limitato, non c'è la possibilità di giocare più di tanto con questi sensori. Andando a stringere in 3x, i particolari dell'ascensore vengono colti con grande difficoltà, non c'è grande precisione, soprattutto sotto l'aspetto dei dettagli. Anche in 5x i limiti sono oggettivi, il leone del mare non si colgono in maniera chiara e distinta. Come abbiamo già avuto modo di dire per altre prove fatte anche con 13 Pro e 13 Pro Max, quando andiamo a spingere lo zoom, oggettivamente iPhone mostra problemi importanti. Cielo un po' bruciato invece, in questa situazione le nuvole non vengono colte nella maniera più assoluta, ma devo essere sincero, qui mi sono concentrato sulla torretta che viene presa sempre con grande precisione, andando infatti a stringere in 2x e in 3x, vediamo che i dettagli e i lavori della colonna sono colti con grande meticolosità da iPhone 13 mini, così come in 5x, nonostante lo sfondo ha delle difficoltà oggettive perché sembra obiettivamente impastato artificioso, però l'obiettivo della foto era il particolare della colonna zoomato e qui, se non abbiamo bisogno, ripeto, di uno zoom spinto con un ambiente molto grande, iPhone dà sempre il massimo. Molto buona anche la foto ritratto con il classico sfondo bokeh. Non è mai particolarmente difficile portare a casa il risultato, nemmeno in questa situazione. E qui la foto mette proprio bene in risalto, anche sotto l'aspetto cromatico dei particolari, il primo elemento della Lego e sfoca molto bene il secondo elemento e la sedia sullo sfondo anche in maniera abbastanza naturale, pertanto foto promossa. Eccoci dunque arrivati alle considerazioni finali. Come detto, display mi è piaciuto a livello cromatico, a livello di qualità proprio del pannello. Dimensioni sono un punto forte o limite a seconda delle esigenze, poi ci arriviamo dopo. Capsule audio per la dimensione, insomma, del prodotto, secondo me è di ottima fattura. L'audio di iPhone è obiettivamente, dal mio punto di vista, ancora il top su scala smartphone. Fotografia, sicuramente, secondo me, chi acquista un 13, un 12, un 12 mini, un 13 mini non punta tanto all'aspetto fotografico, ripeto. Apple farà un passaggio importante, avete tutte le novità, vi lascio il link di un video sopra con iPhone 14 del 2022. I sensori, per quanto ottimizzati, per quanto proprio fatti rendere al massimo, hanno limiti hardware obiettivi che oltre i quali insomma non è possibile andare. Facciamo adesso un discorso semplice. Allora, secondo me questo prodotto è abbastanza limitato per le dimensioni, nel senso che sicuramente va benissimo per un secondo telefono per un uso abbastanza limitato come telefonia, come messaggi, l'utilizzo anche per scrivere un messaggio, per utilizzare tutto quello che è il display, dal mio punto di vista è abbastanza limitante. Io non ho mani grandi, ma quando sono andato a digitare insomma sul display le lettere per scrivere WhatsApp, un Telegram o qualunque insomma sia l'elemento YouTube, insomma le risposte che mi arrivano sul canale, ho trovato delle difficoltà, sono abituato a display più grandi. E voglio andare al mare? Ottimo. Mi serve un secondo telefono da gestire? Ottimo.
mi serve un pannello per vedere Sky, Netflix, YouTube, una partita di calcio, un film. Secondo me è piccolo, non vedo come sia possibile gestirlo come telefono primario sotto questo aspetto. Pertanto, chi fa uso social, secondo me, ha bisogno di un pannello più grande. Anche se vogliamo caricare dei video su TikTok o su Instagram, fare delle storie, risulta molto più semplice gestire proprio, ripeto, a livello anche di scrittura, di particolari, di definizione con un 6.1. Io lavoro sostanzialmente per il canale YouTube con un 13 Pro da 6.1, secondo me quello è il pannello con la dimensione perfetta. Samsung è tornata con l'S22 sui 6,2 pollici, Xiaomi con le Mi 12 è tornato sui 6,1 pollici. Secondo me quest'anno l'iPhone più azzeccato è il 13 Pro da 6,1 pollici, è veramente il formato ottimale, questo almeno per quanto sono le mie esigenze. E pertanto poi valutate voi l'acquisto. Ah, una cosa, per quanto riguarda l'autonomia, è un telefono che con un pochettino di difficoltà, con un uso abbastanza stress, vi porta fino a sera, ragazzi, non ci arrivate. Il 12 mini era sotto questo aspetto, secondo me, veramente sottodimensionato. Per quanto invece riguarda il 13 mini, c'è un 10% in più, diciamo che se non ne faccio un utilizzo pazzesco, ci arrivo fino a sera. Se invece ci do giù sotto, ripeto, sotto l'aspetto social, sotto i canali Netflix, Sky, YouTube, cioè lavoro con il pannello sempre sparato forte, ragazzi, a sera non ci arriva. Pertanto anche questa è una valutazione importante. Sappiamo benissimo che non supporta poi una ricarica velocissima ancora iPhone, pertanto quando io vado a fare una scelta devo valutare bene i pro e i contro di un modello. Per quanto devo essere sincero, l'ho messo a vendere online e l'ho venduto subito. Ci ho avuto anche tantissime richieste, forse perché non ce ne sono tantissimi, ma forse perché comunque sia per il prezzo che per le qualità che ha, ci sono molte persone ancora potenzialmente fortemente interessate al modello mini. Sappiamo già che con iPhone 14 sparirà questo taglio di display, infatti avremo iPhone 14 da 6,1 e iPhone 14 Max da 6,7 pollici, con i fratelli più grandi che saranno l'iPhone 14 Pro sempre da 6,1 e l'iPhone 14 Pro Max sempre da 6,7. Poi ci sono tante differenze tra i due modelli, ve lo dico già, se volete fare un giro sul nostro blog fateci un giro perché ci sono tantissimi articoli al riguardo. Ok ragazzi, penso di aver fatto una panoramica abbastanza completa delle caratteristiche di questo smartphone, insomma 13 mini. Sicuramente l'ergonomia è il suo punto forte, che poi si porta dietro anche dei limiti oggettivi, ma ripeto, va valutata bene, molto molto bene, quelle che sono le vostre esigenze nell'utilizzo quotidiano. Ringrazio Andrea, l'acquirente, che mi ha permesso di fare questo video prima di impacchettarlo bene bene e di spedirlo domani tramite appunto Corriere. Un saluto e vi ripeto che siamo un canale giovane, pertanto se il video vi è piaciuto, ragazzi, pollicione su, iscrivetevi, condividetelo con tutte le vostre conoscenze e soprattutto attivate la campanellina per tutte le future uscite di GTEC 2020. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un saluto da GTEC, ciao ciao, ci vediamo alla prossima!